Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi faccio vedere quello che ho praticamente terminato per i prodotti baby. Ecco qui la mia solita busta. Andiamo quindi subito a vedere questo, quello che ho quindi terminato nell'ultimo periodo. Vado in ordine sparso così come riesco a prendere le cose all'interno di questa busta. Quindi ho terminato queste salviette qui umidificate del Conad, non sono male, hanno anche una profumazione molto delicata. Queste salviette sono praticamente con estratti biologici di camomilla e calendula e hanno una forma di origine naturale, quindi 99,5%. E inoltre praticamente sono 72 salviette, circa 2 euro e qualcosa. E hanno comunque la comodissima clip. Quindi profumazione molto fiorata, fresca. E poi praticamente, quindi camomilla e calendula, quindi pH fisiologico sulla pelle, elevata tollerabilità, senza fenossietanolo, senza SLES, senza PEG, senza parabeni, tessuto di origine naturale, ultra delicate. Quindi con questi mi sono veramente trovata bene e quando non riesco a trovarne altre, diciamo, in giro e sto facendo la spesa al Conad, le compro sempre. Poi ho terminato la confezione doppia dei Pampers Baby Dry, che sono praticamente i pannolini del momento, e questi maxi taglia 4. Generalmente una confezione da circa 20 pannolini viene circa 5,99 euro. Questa 19 più 19 pannolini, penso di averla pagata intorno ai 10 euro. Mi trovo veramente bene, però in alternativa a questi qui della Pampers sto utilizzando, come avete visto nei video passati, sia i pannolini della Hello Baby dell'Eurospin, sia anche la marca Gently, se non erro, del Todis. Ho terminato queste altre due confezioni di salviette umidificate. Queste sono della marca Nata, ve le ho sempre fatte vedere, baby, sono molto buone, anche queste sono 72 salviette, queste sono anche diciamo certificate come Bio Eco Cosmesi IAB, eco certificati, ingredienti, 0% parabeni, alcol, PEG e saponi, quindi sono fatte con avena, argan e microemulsione, veramente ottime, anche queste con l'apertura così. Profumo molto delicato, più profumo diciamo tipo bambino piuttosto che quelli del Conad. Comunque ottime sia queste in questo formato che quelle nel formato più piccolino, che comunque è molto comodo e sono forse una delle poche marche che il formato piccolino prevede sempre comunque questa apertura così con la plastica. Altre salviette che ho terminato sono quelle della Fria, anche se non sono le migliori della Fria, queste qui sono quelle con estratti di fede d'arancia e aloe vera, erano ottime quelle con liquirizia e melograno, se non sbaglio non si trovano più. Queste hanno il 99,4% del totale degli ingredienti che è di origine naturale, azione addolcente, 100% tessuto biodegradabile, profumo di origine naturale, eco. Baby Natural Eco, 0% PEG, SLES e alcol, parabeni, eccetera, eccetera. Poi qui c'è scritto che diciamo, l'impatto ambientale è di circa meno del 25%, rispetto a quelle che invece vi ho appena nominato, cioè quelle alla liquirizia e melograno, quelle erano 100% riciclabili. Comunque buone anche queste, profumazione molto buona, forse da dire è quella più buona. Andando avanti, ho terminato una delle tante confezioni della crema cambio pannolino della Veleda. Forse vi farò un video a parte solo per le creme cambio pannolino. Ne sto provando diverse, ma credo che tornerò sempre su questa. Sia per quanto riguarda l'applicatore, in pratica il tubetto è fatto di alluminio ed è molto comodo perché permette di togliere, diciamo, di terminare completamente tutta quanta la crema. I tubetti invece, quelli di plastica, noto che alla fine si forma anche un po' d'aria e non si riesce a liberarla del tutto. Inoltre il tappo non è legato al tubetto e quindi io la spingo direttamente nella zona interessata senza doverla utilizzare con le mani, quindi senza toccarla con le mani. Invece i tubetti che hanno il tappo che si appoggia, quindi rimane attaccato, è un po' più scomodo.
Questa è veramente ottima, ha questa profumazione, diciamo, di calendula che anche quando il pannolino viene chiuso si sente, però è molto buona. Il fatto è che costa abbastanza, se non sbaglio circa 10 euro nei negozi, su Amazon o in alcuni negozi particolari parafarmacie intorno alle 7 euro e qualcosa. Quindi veramente buona, questa infatti non so se l'ho comprata online, comunque penso che le scritte in diverse creme ci siano anche per quelle che compriamo nei negozi. Crema protettiva protegge l'inizio al cambio pannolino, diciamo che se non l'avete provata è da provare sicuramente. Io ho cominciato a utilizzare le creme cambio pannolino soltanto dai 6 mesi in poi, prima non le ho mai utilizzate perché non ne aveva bisogno. Poi vi voglio mostrare questo prodotto che ho terminato, che sto ricomprando, che è praticamente uno dei prodotti che utilizziamo ovviamente durante l'inverno con i problemi del raffreddore, ed è consigliato, è stato consigliato dal pediatra, che è l'argotone 012 gocce. Sono praticamente delle gocce naturali che decongestionano il naso, quindi ha questo pratico, diciamo, contenitorino con il contagocce, gocce nasali fluidificanti e decongestionanti, 2-3 goccine per narice, generalmente quando faccio il cambio pannolino, ma non sempre riesco a metterli, anche perché comunque non sempre i bambini si permettono di farsi mettere cose nel naso, senza glutine, senza lattosio e niente. Quindi queste qui le consiglio praticamente quasi tutti i pediatri. Poi ho terminato una delle tante confezioni di questo latte detergente della Mustela. Compro sempre questo per pelli secche, latte di toilette. Io lo utilizzo ad ogni cambio pannolino ripulendo con un cotone praticamente la zona interessata. È ottimo, è leggero, è detergente. Insomma, questo mi aiuta molto a pulirla quando non posso lavarla, e comunque magari quando ho fatto soltanto pipì, e lascia la pelle veramente veramente morbida e rimuove tutte le, diciamo, le parti, le cose che possono essere sporche, insomma i residui anche di pupù eccetera. Magari prima passo la salvietta umidificata e poi passo questo. Ottimo, lo compro sempre su Amazon, circa 10 euro, e l'ho iniziato a utilizzare da quando è nata, me l'hanno consigliato ai cambi pannolino quando ero in ospedale e da lì l'ho sempre continuato a utilizzare. Qui ho un'altra confezione di pannolini terminati che alterno a quelli della Pampers Baby Dry, cioè i Sole Luna, che sono più economici. Credo che questo pacco da 4, da 18 pannolini sia costato intorno alle 4,99 euro, se non erro, o 3,99 euro. Comunque pressoché sono simili a quelli della Pampers Baby Dry, perché comunque li alterno molto facilmente, qui sono molto più economici ovviamente. Ecco qui altri pannolini che vi voglio far vedere, che sono quelli che infatti non vi avevo ancora nominato, perché questa è un'altra prova di pannolino che ho fatto, e cioè praticamente i pannolini della marca Panorama, pannolini maxi, sempre di misura 4, che sono traspiranti, barriere tieni tutto, super assorbenti, 3,99 euro, e sono 21 pannolini. Ho conservato un pannolino per farvi vedere com'è, ha questo disegno tipo pinguini qui sopra, e bene o male sono fatti tutti uguali, quindi qui ha le alette fatte così, poi c'è la zona praticamente con l'elastico, molto piatto come pannolino, e qui dietro ha questo bottoncione, non si vede, ha dei cuoricini viola e poi la parte, diciamo, che si allunga. Io mi trovo molto bene anche con questi, visto anche il costo, e come formato è molto simile appunto a quelli che vi ho appena nominato, Pampers Baby Dry, Sole Luna, per cui è un buon prodotto paragonabile, diciamo, sempre rimanendo su il discorso dei pannolini ovviamente commerciali. Poi ho terminato anche quest'altra salviettina, queste sono quelle viso e mani, che utilizzavo sempre appunto per il viso e per le mani, soprattutto durante la pappa. Ultimamente sto utilizzando solo fazzoletti di cotone, queste comunque sono buone perché sono piccole, portatili, hanno il 99% di acqua e senza profumo, ed è molto buono soprattutto se le vogliamo mettere sul viso. E poi è formato appunto baby piccolo con questa parte di plastica, quindi sono molto buone queste della Hip.
ho terminato queste salviettine umidificate usa e getta dell'Iridil, salviette lavaocchi per la detersione di palpebre e ciglia. Comprate online intorno alle 15 euro se non sbaglio, con camomilla, mamelis e malva della Montefarmaco OTC. Sono praticamente delle salviettine che hanno la bustina separata, le utilizzo al mattino quando ho gli occhi un po' incrostati, per esempio perché hanno lacrimato, per il muco, soprattutto quando è molto raffreddata. Poi, che cosa ho qui? Ho di nuovo confezione doppia Pampers Baby Dry e Sole Luna. Poi ho iniziato a utilizzare questi pannolini qua, che sono quelli della Lily Doux. Ho richiesto praticamente sul sito la prova campione, quindi mi è arrivato questo pacco. Ho scelto il disegno, sempre misura 4, e non c'è qui il pannolino, magari vi faccio vedere poi successivamente, li sto provando. In più erano presenti anche delle salviettine. Diciamo che mi trovo molto bene, sono molto molto carini, però forse costano un po' troppo, visto che sono paragonabili secondo me a quelli che vi ho già fatto vedere. Poi ho terminato questo bagnoschiuma della Natura Verde, che è una marca bio che si trova da acquasapone. Questa è avena e camomilla con estratti biologici, certificato ICEA. E poi questo packaging molto molto bello che ha Bambi, se lo vedete, eccolo qua. E non è male, però devo dire che aveva una profumazione un po' troppo forte e forse troppo consistente, faceva troppa schiuma, quindi mi è piaciuto, però preferisco altro. E vi ho fatto vedere quali sono i prodotti per il bagnetto che sto utilizzando in questo periodo nel video precedente e diciamo recentemente, quindi sto utilizzando soprattutto i prodotti della linea Eufydra Amido Mio. Poi vi faccio vedere questo bagnoschiuma che mi hanno regalato. In realtà non è terminato, l'ho abbandonato. È questo qui della marca Total Wash con ingredienti bio, della marca Natia con argento, deterge corpo e capelli. Allora, diciamo che non mi piace né perché il colore è un po' marroncino e poi non si scioglie nemmeno tanto bene, ha una formazione non buona. Quindi è un prodotto recensito molto bene, anche perché è naturale, però non so se voi l'avete già provato o se lo conoscete, fatemi sapere come vi trovate. Io di questa marca ho provato sia questo qui, che è il detergente corpo e capelli, che la crema cambio pannolino, che rimaneva veramente molto, diciamo, troppo consistente, troppo dura. Quindi no, questa marca non mi piace. Poi vi faccio vedere un'altra salviettina che ho finito, le ho provate queste della P2, profumo molto buono, queste però prese da Bimbo Store, niente di particolare nel senso che sono 72 salviettine italiane con per pelle sensibile, Sweet Parfum, Ultra Soft, non è naturale, niente di che. Diciamo, la cosa che mi piace di queste salviettine è che hanno un profumo veramente dolce, infatti Sweet Parfum. Poi ho terminato questo qui, che è il bagnoschiuma detergente unico, diciamo così, come c'è scritto, delicato, riso e calendula della marca Bionova Baby. L'ho preso, se non sbaglio, al Coop, per la pulizia. Testato dermatologicamente, è vegan e ha comunque il certificato di cosmetici biologici. È utilizzato quindi dappertutto, questo lo utilizzavo infatti per il corpo, non per la testa. Totali e ingredienti naturali 98%, e quindi niente, praticamente è un prodotto ecologico, diciamo eco bio. La profumazione è molto delicata, non mi è dispiaciuto, non l'ho preferito rispetto ad altri, quindi diciamo buono, naturale, pagato intorno forse alle 3-4 euro. E sono 200 ml, però sicuramente forse non lo ricomprerò. Abbiamo altri pannolini, non ve li faccio vedere, sono sempre gli stessi. Ho terminato queste salviette che mi hanno regalato in un kit di benvenuto della Blue Kids all'interno del Lupin della Tenderly. Un profumo abbastanza buono della Disney, molto carine, ma ovviamente
non biologiche né percentuale di prodotti naturali, quindi non le compro ovviamente. In realtà non le ho mai viste, quindi sono comunque delle salviette che non ho trovato in commercio. Poi ho finito anche questi cannolini che sto ancora utilizzando. Se vedete il mio video vecchio in cui vi facevo vedere quali erano i pannolini che praticamente utilizzavo per la mia bambina fino ai 6 mesi, 3-4 mesi, ho fatto un video proprio specifico per i pannolini. Questi, gli Huggies Ultra Comfort, erano il top, però diciamo l'ho abbandonati perché troppo stretti lateralmente, quindi cercavo qualcosa che fosse più avvolgente. Li ho riprovati, ma comunque non li sto comprando più, quindi prediligendo quelli che vi ho fatto vedere. Questo sempre taglia 4, unisex, 18 pannolini. Il bello di questi pannolini è che sono molto carini perché ci sono sopra Minnie e Topolino. Poi ho terminato anche la crema a cambio pannolino protettiva, sempre della marca Natura Verde Bio, quella che vi ho fatto prima vedere in combo infatti con questo detergente. A parte che sono due prodotti molto carini da regalare, quindi ve li consiglio perché sono comunque buoni e belli da vedere, quindi da regalare ottimi. Questa crema anche è certificata ICEA ed è al burro di karité e bio. Questa crema, come vi dicevo prima, è di quella tipologia per cui il contenitore è di plastica e comunque anche spingendo, 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 poi si forma anche un po' di vuoto e quindi non si riesce bene a togliere del tutto la crema all'interno. Ho tolto il coperchio perché questo rimaneva attaccato e io preferisco appunto utilizzarlo separato proprio perché, come vi ho detto, la sparo direttamente sulle zone interessate. Comunque, buona. La profumazione è molto delicata, quindi rispetto a quella della Veleda sicuramente è una profumazione più delicata, molto bella da vedere, però rimango ancora sempre fedele alla Veleda. Ma comunque ve le consiglio per fare anche un bellissimo pacchetto regalo, c'è anche penso la crema corpo e altri prodotti della stessa linea. Per finire, qui spunta un'altra della Veleda. Per finire vi faccio vedere due prodotti solo alimentari che sto utilizzando come diciamo merendina ed è questa qui, cioè yogurt e biscotto che comunque è presente all'interno di quei vasetti di plastica con un coperchio ottimi per poi riutilizzarli e metterci dentro i prodotti nostri, quindi fatti da me e surgelati per esempio, carne, verdure, eccetera. E poi la merenda mela, banana, biscotto e miele. Queste le alterno, diciamo, al latte che ancora gli do, quindi al seno, quindi per cambiare un po' e per farle mangiare altre cose. I prodotti terminati di questo periodo, quindi sono terminati appunto, e per quanto riguarda i prodotti baby, quindi ci vediamo prossimamente per il prossimo video di questo tipo. Grazie per l'attenzione, ciao!